Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al 13° episodio di New Super Mario Bros. Per Nintendo DS. Tra l'altro sarà episodio finale, conclusivo della serie, e non so quante altre volte è già capitato in un mio gameplay che il 13° episodio fosse quello finale, non so, sembra quasi fatto apposta. Ci manca ancora da fare due livelli canonici, una torre e il castello finale, oppure che saranno dei livelli abbastanza complicati, quindi portate pazienza. Ok, livello 8-7. Vite ne abbiamo, quindi dovremmo farcela in maniera abbastanza agiata. Ma chi può dirlo, d'altra parte? Perché dopo 30 secondi non iniziare subito con una bella morte? Mi pare giusto. Tra l'altro avevo già il fungo, quindi potevo, cazzo, giocarmela un po' meglio. Vabbè, pazienza. Qua potrebbe aver senso prendere Fire Flower, ma aspettiamo un attimo. Ah, è tutto così il livello? Con i Koopa Paratroopa? Ok, madonna. Ma questi qua ci fanno tremare le gambe, vero? Opla, muori. Prima metà stella. Ok, e questa l'abbiamo presa. Qua si potrebbe, come al solito, abusare un po' dei safe... Dei safe state? Oddio, cosa ho fatto? Però cerchiamo di non abusarne troppo. Per il momento va bene così. Oh madonna, ma mi sento un po' balordo oggi, Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Incredibile, va bene. Rimarrà negli annali questa roba. E qua ci si può entrare? No, non ci si può entrare. Allora, anche... Ma non li avevo mai visti questi? Non li avevo mai visti questi qua. Ok. Ah, stellina. Ok, attenzione. Oh cazzo, stavo cadendo. No. No, cazzarola. È la seconda. Minchia, ha detto, sì, è la seconda. Minchia, è difficile sto livello. E qui... Oh cazzarola. Allora, tu devi sfondare quello, però non posso farti sfondare troppo. Vabbè, facciamo una cosa, ok. Ah, adesso però, ok. Lo possiamo ancora recuperare, aspetta. Facendo così, perché da minuscoli non possiamo sfondare il blocco, ma dobbiamo fare attenzione a non sfondare anche quello sotto. Quindi, fermati, ok. Terza moneta. Ok, prese tutte. Come vedete, i livelli non sono mai lunghi. Madonna, non sono mai lunghissimi, ma sono intricati. Mi spara? Ah! No! Vabbè, pazienza. Vedete, non sono mai lunghissimi i livelli, però sono molto molto complicati. Hanno tanti nemici a schermo, tante insidie, nemici inediti, perché questi tizi che sparano le palle di fuoco non li avevo mai visti. Ok. Comunque, livello 8-7 è andato. Bene. Livello 8-8. Vediamo se riusciamo a fare una roba non troppo complicata. Ah, tra l'altro il setting è sempre lo stesso. Ah, qua cadono le cose dall'alto. Devo fare attenzione. No! Non distruggere la piattaforma. Ah, no, cazzarola. Ok, uno. Ora, devo trovare assolutamente quanto prima un oggetto. Ok, occhio perché ci colpiscono sia quelli piccoli che quelli grossi. E di affari. Quelle dovrebbero essere delle bombe, dovrebbero accendersi tecnicamente, quindi dobbiamo fare attenzione. No! Minchia! E non è facile. Ok, occhio. Madonna santa. Ecco, quello può succedere. Che se inavvertitamente uno di quei... Di quei lapilli colpisce una bomba, fa un casino. Ah, qua aspetta, c'è un tubo minuscolo. Allora qua ci dovrò tornare. No, aspetta. Ah, questa è la seconda o la terza? Tra l'altro stiamo qua, facciamo rompere le cose. Dai, colpisci i blocchi. Devo andare a infilarmi qui. Ok. Questa sarà la terza, perché scommetto che la seconda sarà in quel mini tubo. Quindi sei in quel mini tubo. Esatto. Quindi ci devo tornare.
Devo andare a prendere un mini fungo e torno. Guarda qua! Madonna! Basta! Basta! Vedete, anche questo è molto colto, ma quanta cavolo di roba c'è a schermo? Un'infinità. Allora, facciamo una roba. Adesso vado a prendere il mini fungo nel livello 1-4, che abbiamo visto essere il modo più veloce per fare quella roba lì. E poi andiamo avanti. Quindi, livello 1-4. Dove sei? Ok, vieni qua. Andiamo a prendere il mini fungo. E poi andiamo sicuramente a prendere la terza moneta lì. In quel tubo. Sicuramente. Ma non è che l'ho visto con la coda dell'occhio perché mi stava sfuggendo. Potremmo anche non tagliare per il momento. Magari cerchiamo di fare una roba veloce, così almeno non tagliamo di continuo. Ok, occhio, che adesso siamo molto vulnerabili. Ok, attenzione. Sì, poi avremmo potuto tagliarlo questo pezzo in effetti. Bravo! E infatti lo tagliamo perché sono un deficiente. Perfetto. Ci vediamo dopo. E ok. Ci siamo adesso. Quindi devo arrivare fino al fondo del livello senza farmi colpire da questi lapilli, senza cadere. Sarà complicato, però ce la faremo. Ok, attenzione, devo arrivare fino a quel punto là. E tra l'altro avrei potuto sfruttare la stellina, ma ecco, tra l'altro mi aveva anche raggiunto, mi stava dando una mano. Ok, devo andare qua sotto. Mamma mia, minuscolo, manco lo vedevo. E basta, vado a prendere questa. Ah, devo trovare il passaggio. Dove cavolo è? Seguendo le monete, probabilmente. Casino. Ok, di qua. Oddio. Qua così, ok. Casino. E poi torno su. No, torno indietro perché devo passare da questo tubo qui, giusto? Casino. Mi sto perdendo. Ok, che macello. Ok, su di qua. Su di qua. Di qua, di qua, di qua. E rispuntiamo qui. Via. E quindi anche questo livello, a patto di finirlo, è fatto. Al 100% no, non mi fido. Non mi fido. Salva. Che non voglio ripeterlo di nuovo. Salva. Tanto quando faccio i safe state vedete anche tutte le volte che... Oh. Che registro gli episodi, perché avete le date, quindi... Oh, e basta! Sì, potevo prendere qualcosa per tornare magari un pelo più grande. Guarda, te l'ho detto che è figlio di... figlio di? Come? Mannaggia la miseria. Oh, basta. Qua c'è qualcosa. Cazzarola. Dai, se devo finire solo il livello non ce la faccio. Dai. Non è facile. Ok. Va bene. Sì, però... Sì, però, dai. È difficile. È difficile. È bello che devo ancora fare un castello di quelli intermedi più il castello finale. Quindi mica è finita ancora. Tra l'altro fargli il 100% sarà complicatino. Perché mi sto cercando rogne? Perché? Perché mi sto cercando rogne? Quando non serve? Ok. E questo abbiamo fatto. Due livelli, ora ci mancano ancora i due castelli. Sarà tostissimo. Tostissimo. Però ce la metteremo tutta. E arriviamo qua. E raga, 8 castello 2. Questo è il secondo castello intermedio del mondo. E no, tutto sul blocco serpentino. No, tutto sul blocco serpentino. No, sarà un disastro. Sarà un disastro. Poi io non lo conosco il livello, quindi... Guarda che figlio di puttana. Minchia, già cominciamo così? Ciao, eh. Siamo rovinati se cominciamo già così. Ok. Che cazzo?
perché ha fatto un suono del tubo? Vabbè, che infami, qua ci vorrà una vita a farlo qua. Abusiamo pure dei safe state. Abusiamo pure dei safe state, ragazzi, perché sennò finisce male. Quindi ogni volta che facciamo un punto un po' più complicato, blocchiamo e salviamo. Cioè, magari non subito qui, ma magari superata questa fase dei blocchi fiammeggianti, ci prendiamo un po' di sicurezza. Ecco qua, tipo, cominciamo con questo. Sennò qua diventa complicato. Poi so che giocandolo in maniera legit questa roba non si fa, ma noi ce ne sbattiamo i coglioni, come si suol dire, no? Poi, magari non servono, eh? Aspetta, stavo togliendo il cursore. Stavo togliendo il cursore del mouse dallo schermo, perché sono furbo, l'ho lasciato lì e quindi mi dava fastidio. E sono morto. Ok. Attenzione. Ok, questa è la prima. Spero. Non posso guardare, devo guardare quella cosa dell'occhio. Sì, la prima. Checkpoint, vabbè, comunque. Sì, ci saremmo potuti arrivare qua. Ok. Ah, guarda, le monetine fanno andare del limite. Quando arrivano... Ok, poi torna indietro, perfetto. Non sai mai quando cazzo cambia direzione. Ok. Che cazzo. Ok. Fin qua. Io sto, come si dice, no? Io sto fin qua. A me va bene così. Via. Secondo me. Ok, scaletta. Che cazzo. Ah, ce n'è una. Ok, facile proprio per niente. Pure? E poi? Minchia. Perdonatemi, so che mi sto facendo una figura veramente barbina, ma... È complicato. È complicato tutto ciò, quindi... Se non vogliamo stare qua per le prossime 4 ore, perché poi voi dite, vabbè, il video dura 30 minuti, sì. Ma magari ne registrate 3 ore per tirare fuori quei 30 minuti, quindi se non vogliamo stare qua le prossime 4 ore, direi che... Direi che sfruttiamo ampiamente i benefici che ci dà l'emulatore. Cazzo, terza moneta. Dove vai? No. No, figlio di puttana, dovevo stare in punta. Dovevo stare in punta. Che poi io ho anche i tasti rapidi per caricare, quindi tasto 4. No, che merda. Quindi ci dobbiamo ricordare, quando arriviamo in quel punto dobbiamo stare sul primo blocco. Sul primo blocco, perché poi sale su in verticale. Che pezzo di merda. Ok, qua. Questo. Va bene. Attenzione. Va bene, guarda, questo era facile. Mi pude tantissimo il naso, ma tantissimo proprio. Tantissimissimo. Ok, ora dobbiamo fare una roba veloce. Così. Va bene. Ce l'abbiamo fatta? Bene, allora salviamo. Sì, in realtà non era complicatissimissimissimissimo. La cosa è che senza save state avrei dovuto rifare ogni volta da capo, comunque dal checkpoint in avanti. E abbiamo il penultimo mid boss. Ora, anche tu sei... Sì, anche tu sei fatto così che mi lanci i gusci. Ok. Uno. Avessi avuto il Fire Flower a questo ti bullizzavo, ma non è così. Ok. E via. E questo è andato. That's so nice. Benissimo. Ci manca il castello finale, che sarà un incubo. Un incubo, cazzo. Vabbè, lo faremo. Tanto stiamo giocando comunque discretamente bene. Perché comunque siamo a 15 minuti più o meno. Non è male, non è male. Tanto chissà se dopo sbloccherà qualche cos'altro. Non lo so io sinceramente. Guarda che bella la fortezza di Bowser. Bellissimo. Here I go. Allora, vediamo un po'. La musica. Sentila, la musica.
la prepotente. Ok, attenzione, qua è chiaro. Fuoco che domina tutto il livello, ma questo è normale che sia così. Ah, non mi dire che sono 1000 passaggi alternativi. Sì, cazzo, sì, mi pare giusto. Bene. Ma bene. E qua, va a sapere. Su di là non si può andare. Sì, ma c'è... Non in questo momento, tra l'altro sono anche un cretino, perché... Allora, qua sicuramente ci sarà... Vabbè, tanto poi morirò di nuovo, quindi non è un problema, ok. Bisognerà di nuovo ruotare la stanza. Bisognerà di nuovo ruotare la stanza per entrare in quella porta là. Ok, abbiamo capito quindi la dinamica del livello, come funziona. Quindi bisogna sempre ruotare la stanza per accedere alle porte successive. Però dopo che abbiamo fatto questo punto delle palle infuocate, salviamo. Non voglio di stare qua ogni volta 3 ore. Allora, quindi qua abbiamo P-switch e fungo. No, fuoco, sto dicendo, un fungo. Ok? Ta-tan. Eccoci qua. Ora. Vabbè, no, non salviamo. Poi al limite poi taglierò. Ok. Quindi su di qua. Pa, 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 pa. Veloce. Occhio al tartosso. Giù di qua possiamo andare o a sinistra o a destra. Qui abbiamo una porta che non possiamo raggiungere. Ce n'è una qui e una su in alto, ricordiamoci. Quindi qua switch non ce ne sono. Questo un blocco solo d'appoggio. Ok. Qua non c'è nulla. Ok, possiamo entrare solo qua praticamente. Spero che il livello sia guidato. Tra l'altro guardate quanti secondi ci dà, tantissimi. Spero che il livello sia un po' guidato, perché altrimenti è una merda, eh. Lo spazio è pochissimo per passare, cazzarola. Eccolo qua lo switch. Ok, allora. Quindi facciamo così. Giriamo la stanza. E ruota anche il Twomp. Fantastico. Tanto qua monete stella ancora a 0, eh. E torniamo indietro di qua. Mamma. Allora, qua sopra non si può andare. Secondo me è abbastanza guidato il livello, quindi proviamo a seguire. È la stessa parte di prima, ma sotto sopra. Ora dobbiamo semplicemente ricordarci dove passare. Secondo me questi fuochi fissi così ci danno l'indicazione di dove passare, ma... proviamo a passare di qua. Però qua facciamo save state, così almeno se abbiamo sbagliato strada torniamo indietro. Allora, save state. È complicato, eh. Bisogna fare una roba tipo così. Sì. Mazza. Una moneta stella. Attenzione. Sì, forse era un passaggio... Ah, cazzo, non ho saltato in tempo. Anzi, non ho saltato proprio. Dobbiamo andare... qua. Cioè io devo passare lì in mezzo? No. Madonna, ma come faccio a passare qua? Ma non si può. Ma non si può passare lì. Non si può passare lì. È impossibile. Non c'è lo spazio. Ah. Ora forse sì. Che casino. Forse ora si può passare. No. Dov'era? Ammazza che casino. Mi sa che questo qua lo dovremmo ripetere un po' di volte. No, c'era la moneta stella. Abbiamo girato sotto sopra, quindi dovremmo averla qui. Vabbè, non sono pazzo io. Ma c'era la moneta stella. L'ho vista, eh. Non sono pazzo. Eccola lì. Forse era questo il modo per raggiungerla. No! Cazzarola! Tosto! Tosto! E qua ci metteremo un po'. Bravo!
Bravo! Ma cazzo, ma ce la fai? Prima l'ho fatto il primo colpo. Ok. Che sia questo, tra l'altro, il passaggio dove andare, non lo so. Lo proviamo a ripetere. È tosto, però questo. Avete visto che è veramente difficile. Per l'altra parte è il castello finale, quindi non potevamo aspettarci niente di meglio. Quindi dobbiamo ruotare la stanza. Se evito di provocarmi prurito ogni mia minima mossa, magari. Ok, questo ce lo teniamo di scorta. Ok. Ce la puoi fare. Ok, ruota la stanza. Saliamo su. Ok. Ok. È la prima? È la prima. Ora, salviamo qui. Devo un attimo capire cosa fare. Allora, è impegnativa questa fortezza. È impegnativa. Allora, salva. Quindi posso passare o da sopra o finire il livello da sotto. Non lo so. Non lo so, già mi sono perso. Ma vaffa. Ok, no, penso di dover passare di qua. E probabilmente abbiamo fatto tutto il giro. Non lo so, non lo so, mi sono già perso. Quindi vado avanti un po' a sensazione. E al limite poi la finiamo di nuovo la fortezza. E andiamo a fare, andiamo a prendere le monete che ci mancano. Anche se secondo me ho fatto giusto, eh. Siamo a metà livello. Ok. Potrei aver fatto tutto giusto in realtà, finora. Ma chi può dirlo? Qua? Palle di fuoco? No. Passaggi alternativi, ma certo, quindi. Salviamo. Tanto c'è il tipo che taglia l'erba fuori, quindi si sentirà un casino tremendo. Proprio nell'episodio finale, fantastico. No, avete sentito il rumore? Ci sono dei passaggi. E poi la stanza si ripercuote. Si ripete in maniera. No, da sotto. E si ripete in loop se non prendiamo la strada giusta. Ok, quindi sotto. E se sbagliamo strada. Ok, sopra. Quindi sotto, sopra. Perché altrimenti ci fa rifare tutta la sequenza da capo. Sbagliato. No, era. Tutta da capo, me la fa fare la sequenza? No. Ok. Era. Ok. E proviamo a passare qui. Sì. Quindi metà, metà. Tosto però, eh. Questo. Ok. Come ci passo qui? Così? Ok, va bene. E manca la seconda. Quindi la seconda secondo me era prima della metà del livello. E poi vediamo dov'è. Chiamare il portone rosso, figo. E vabbè, andiamo a fare. Andiamo incontro al nostro destino. Poi la seconda moneta stella del castello poi andremo a fare. Allora, qui boss fight, quindi si salva per forza. Guarda che bello. Poi magari è una cagata la boss fight, però. Tanto devo andare a premere il pulsante da dietro. Cosa fai? Hai buttato lo scheletro di tuo padre in una pozione magica? È tornato in vita! Certo, ma è ovvio che dovremmo. No. Ok, tu sei morto. Io approfitto del mio potenziamento che ho perso. Posso sconfiggere tutto così con le palle di fuoco? Secondo me sì. Secondo me sì. Ah, ma devo passarti per forza sotto. Ma volevo vedere se potevo sconfiggerti anche così. Sì, posso sconfiggerti anche così. Quindi premere questo pulsante serviva a niente. Ok. Fatto, però non abbiamo finito il walkthrough. Oh, un bacino stavolta? Niente? Amica, ha passato le peripezie più impossibili
Un bacio sull'orecchio, il massimo che proprio si spinge, Peach, vaffanculo, io la vediamo che l'avrei già mollata, sta deficiente. Ok, è finito il gioco. Però non il World Tour, perché ci manca la seconda moneta stella del castello finale. Però è stata una bella avventura. Bella avventura. Mi è piaciuto tantissimo di giocarlo. Ah, bello, ti fa rivedere tutti i livelli. M1, M3. Figo, ce li riguardiamo tutti. Niente, io vabbè, chiaramente se andiamo a cercare la seconda moneta stella perché ne va del nostro onore, del nostro World Tour 100%. Magari ricarichiamo un save state giusto per vedere dov'è. Tanto non ci interessa vedere scritto 100%, giusto per vedere tutte le monete stella dove sono. Adesso me la vado poi a cercare e ve la faccio vedere. Però è figo rivedere tutti quanti i livelli così in rapida successione. Bello, bello, mi è piaciuto. Però siamo qua 3 ore a guardare tutto perché tanto non ha senso, ma non si può skippare. E quindi ce li dobbiamo guardare per forza tutti. E vabbè, ce li guardiamo tutti. Nel frattempo io, anche per coloro che sono in Premiere, insomma, faccio un ringraziamento enorme per il sostegno che mi avete dato a questo gameplay, perché è stato guardato tantissimo, ha portato tanti nuovi iscritti, tanti nuovi utenti, e mi ha fatto molto molto piacere. Quindi, vedendo che, diciamo, il filone di Mario, comunque di questi platform, vi piace, sicuramente ve ne porterò degli altri. Che mi manca ancora del filone principale, mi manca in realtà, vabbè, in realtà i primi due Super Mario Bros, quelli proprio classici, e quelli li porterò sicuramente prima o poi. Tanto per dire, non voglio impazzire a giocarli, no? Perfetto. Mi manca il New Super Mario Bros. Wii, che anche quello mi manca, e me lo rigiocherei molto volentieri, sono sincero. E poi vediamo, poi vediamo. Però adesso non so quando li giocherò, proprio un'idea buttata lì. E ringrazio tutti coloro che hanno partecipato assiduamente alle premiere, perché siete stati veramente tanti. Mi scuso se ogni tanto ho mancato l'appuntamento, sono arrivato molto tardi perché io spesso punto le premiere, ma poi me ne dimentico o mi metto a fare altro e mi passa di mente o arrivo tardi dal lavoro, insomma, si fa quello che si può, ragazzi, si fa quello che si può. Però ho visto che siete sempre stati molto partecipi alle premiere, insomma, a commentare. Grazie agli abbonati, perché ho visto che 3-4 persone si sono abbonate al canale in stile subscribe di Twitch. Quindi grazie veramente di cuore. Io, tra l'altro, non vi ho ringraziati subito in diretta perché non arrivano le notifiche. YouTube non manda le notifiche quando un canale si abbona. E quindi mi scuso. Sto lavorando a dei contenuti esclusivi per gli abbonati, quindi non temete. Però volevo, insomma, ringraziarvi pubblicamente per il sostegno che mi date. E basta. Ora, quando finiranno questi livelli, questa carrellata di livelli, andiamo a cercare la seconda moneta stella del castello, perché, insomma, ne va del nostro onore. So che qua non possiamo skippare, quindi ci dobbiamo guardare tutti, e di tagliare non mi va, quindi aspettiamo un attimino, anche perché sono belli da rivedere tutti quanti. E ti dà proprio l'idea di quanta varietà ci sia nei livelli di Super Mario Bros. Di questo gioco. Che è stato un po' il gioco della rinascita del brand, perché ha creato un nuovo filone in 2D che poi è l'essenza di Mario. Poi bellissimi Galaxy, bellissimo Odyssey, bellissimo 64, però Super Mario Bros. Ha la sua essenza più pura nel platform 2D, e questo è stato proprio il gioco che ha fatto rinascere il brand, creando un nuovo filone che poi dura tuttora e che è amatissimo da sottoscritto anche, soprattutto in particolare. E ci siamo, siamo al mondo numero 7. Tra l'altro questo livello qua che merda che era, mamma mia, che roba. Questo pure non ne parliamo. Diciamo che dal settimo mondo in avanti la difficoltà ha avuto un'impennata veramente importante. E gli ultimi livelli dell'ottavo mondo, questi qua che abbiamo fatto tra lo scorso episodio e questo, mamma mia, corti ma stracomplicati. Mamma mia, però ci sta, ci sta. Non difficili quanto altra roba che abbiamo visto in passato, comunque, questo va detto, eh. Sono giochi in 2D di Mario che erano decisamente più tosti. Cioè, sono dei livelli di Super Mario Bros. 3 o di Super Mario World verso la fine, soprattutto la Star Road di Super Mario World, che sono, vabbè, fuori di testa, fuori di testa. Ma ci sta, perché almeno il gioco ti fornisce anche diciamo, la possibilità di metterti alla prova anche con delle robe più complicate, no? Ed è figo Super Mario Bros. Perché è un gioco, diciamo, approcciabile da tutti. Ovviamente il completismo richiede, insomma, un certo livello di preparazione. Però noi siamo skillati e quindi ce l'abbiamo fatta. Ci manca però una moneta, che adesso andremo a cercare. Tanto aver avuto il fiore fuoco alla fine ci ha semplificato non di poco la vita. Ok? Il Bowserotto si porta via il padre. Che cazzo vuoi? Ma devi camminare. Fa.
Fine. Ok, un mesto fine. Seleziona un file L più R più A. Cos'è questo suggerimento? Vuoi salvare? No, non mi interessa. Allora, salva. Vabbè, poi andranno tutti i paesi. Allora, salviamo. Tanti usi save state, che me frega. Salvataggio eseguito. L più R più A ci dice di selezionare nel salvataggio. Ah, Luigi. Ah, tra l'altro ci permette di riaffrontare tutti i livelli in questa maniera qui. Quindi ci manca solo più quella moneta lì. Quindi prima di interrompere ufficialmente il gameplay e di ringraziarvi ulteriormente, andiamo a fare l'ultima moneta, però la devo fare con Luigi. Vabbè, se possiamo anche farla con Luigi. Seconda moneta del castello finale, che non so dov'è. Quindi adesso me la vado a cercare e vi faccio vedere dov'è, fine. Dove sei? Goku non lo sai. Perfetto, andiamo a cercare, dai, con Luigi, così per finire il gameplay in leggerezza. Allora, io ho letto un pochino, ok? C'è un piccolo inghippo, c'è un punto che prima non abbiamo visitato, ovvero, una volta che abbiamo girato per la seconda volta il castello sottosopra, dobbiamo andare tutto a sinistra invece di andare su a destra, che è la strada quella principale per finire il livello. Dobbiamo andare qui per attivare un P-Switch che ci attiva quella piattaforma e dopo quella piattaforma lì ce la ritroviamo. Per prendere, diciamo, subito dopo aver, vaffanculo, aver preso la prima moneta stella, dovremo poter arrivare su quella piattaforma per raggiungere la seconda. Ora, proviamo. Vediamo se è effettivamente così. Ah, eccola qui. Infatti, prima, se ricordate, c'era questo strapiombo di punte che non potevamo raggiungere perché non c'era la piattaforma attivata. Perfetto. E quindi, tecnicamente, eccola qui. Quindi abbiamo fatto tutto il gameplay al 100%. Ora, però, io voglio finirlo il livello, perché voglio capire se effettivamente mi scrive qualcosa. Insomma, voglio capire. Quindi adesso mi finisco il livello, sconfiggo nuovamente Bowser con Luigi sto giro. Quindi entrambi i fratelli Mario si prendono la soddisfazione di sconfiggerlo. Non mi ricordo più dove si passa. Sotto. Sì. Poi. Sopra. Sì. Metà. Poi un'altra volta metà. Non mi ricordo. Ho fatto un attimo fa, salviamo così almeno non ci perdiamo. Salva. Forse era. Ah no, ok, era finito. Era finito, a posto. Così diamo anche la soddisfazione a Luigi una volta di prendersi la gloria. Tra l'altro è vero, cambierà il finale. Peach bacerà anche Luigi. Ok, quindi proprio troiona fino alla fine, Peach. Va bene, ok. E va bene, così finiamo due volte il boss finale. Perfetto. No. Ok. Vai Luigi. Vai Luigi. No, non puoi ti colpire, che poi non hai più nulla, che poi in realtà puoi passare sotto, eh. Oh cazzo! Sì, in realtà puoi passare di sotto per attivare il pulsante, però a me sconfiggio così piace. Ah! Bene. Quindi abbiamo sentito anche la frase di vittoria di Luigi. Oh, per una volta abbiamo fatto prendere un po' di gloria a Luigi, cazzarola. Ci sta. E poi perché dovrebbe ringraziarti, Peach, che tu non hai fatto niente? Sei entrato a gamba tesa all'ultimo per prendere una moneta? Bacio anche lui sull'orecchio. Boh, questo è il massimo che Peach può, a cui si può spingere. Va bene. Effettivamente abbiamo finito il gameplay al 100%. Ora io salto di nuovo i titoli di coda perché li abbiamo già visti. Andiamo a vedere che effettivamente abbiamo raccolto tutte le monete e vediamo se cambia qualcosa nel, diciamo, nel menu principale, se ci sblocca qualcosa. Questo non lo so. Vuoi salvare? Sì. Salviamo di nuovo, va bene. Volevo giusto capire se cambia qualcosa nel menu principale. No, abbiamo dei minigiochi, ma ce ne frega niente. Mario ci dà il livello di completamento? No, non è che vada proprio bene. Io volevo vederlo scritto, cazzarola. Però vabbè, comunque abbiamo preso tutte le monete. Negli altri mondi abbiamo già visto. Andiamo a vedere anche nell'ottavo mondo che c'è scritto tutte tue. Quindi abbiamo fatto il walkthrough al 100% di New Super Mario Bros. Per Nintendo DS. Quindi, tanta roba. Pensare che l'avevamo iniziato proprio col piglio di non fare il walkthrough. E invece poi ne è uscito
un gameplay al 100%, meglio così. Quindi io niente ragazzi, vi ringrazio ancora una volta per aver seguito tutto il gameplay, grazie veramente tantissimo del sostegno, grazie ai nuovi iscritti, grazie agli abbonati, veramente grazie di cuore infinito. Quindi io per l'ultima volta in questo gameplay vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va, a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a seguirmi su tutti i vari social di cui trovate i link in descrizione. Noi ci salutiamo ragazzi, grazie ancora e ci vediamo al primo episodio della prossima serie che inizierà penso nel giro di una settimana più o meno. Quindi niente, grazie ancora e alla prossima. Bye bye.